Sembrava una spedizione come tante. Scoop speciale, siamo arrivati in Lapponia. Vediamo che sta ancora nevicando, ci ha accompagnato anche il signor Menadetto Nicola, che è la nostra guida per oggi. Io sono un pochino vestito, mamma mia, vediamo la neve che ci sta circondando. Non si vede nulla, sta anche ricominciando a nevicare. Sono ormai 2 giorni. Vediamo Menna che disturba. La casa di Santa Claus. Stiamo andando a vedere la casa di Santa Claus. E la camminata stava continuando senza problemi. Delle voci in lapponiano, perché abbiamo appena parlato con dei. Vediamo lo spettacolo dell'Everest. Che qua ci sta un C'è un dislivello perché qui nel gran sasso denominato Everest, e non cadere. Vediamo che è molto alta la neve, si vede un po'. Vediamo che quasi l'altezza è questa qui, quindi è molto difficile camminare e vorremmo arrivare lì sotto. Vediamo se si vede. Mettiamo il focus mi focalizza la faccia e quindi non si vede nulla. No, ce la purtroppo possiamo fare. non si vede. Vediamo. C'è un buco. Forse qualcuno si è buttato, secondo me sì. C'è un buco, quindi abbiamo paura che qualcuno si sia buttato e sia morto. Menna, per favore, mantieni un attimo questo. Grazie, che mi sto congelando tutto quanto, quindi vediamo la mia mano congelata per i meno 47 gradi e mezzo. Non so se riuscirò a resistere alla notte. E sta arrivando la gente. E stanno subito dicendo Jokotaka Stoparata, che è il dialetto lappone. Ok, sono riuscito ad alzare la mia temperatura corporea. Vediamo se si vede un pochino. C'è Men, eccolo lì, che sta cercando di raggiungere il polo sud, vicino al confine con la Germania dell'Est. E siamo finalmente arrivati. Vediamo, ci gireremo, eccolo lì. Non si vede una beata minchia, perché c'è la neve e c'è il gasolio che ormai è arrivato alle stelle. Guarda, qualcuno è morto per colpa dell'effetto serra che sta uccidendo tutti quanti quelli lì. E ora stopperò il video per farvi delle foto che faranno vedere questo clima tropicale. Bello Vediamo il cappello ignorante di Nicola detto Menna, o era Menna detto Nicola, ora non mi ricordo bene. Là si fa molto pesante per colpa della benzina, di cui il prezzo è arrivato al capogiro delle stelle. Il petrolio si è alzato, che ora costa circa 400 euro al barile. Stanno arrivando altre persone, quindi io mi fermerò. Non ci capiranno nulla, ma io mi fermo e vi farò un video. Si vede qualcosa? Attenzione, si è visto qualcosa? Attenzione! Dove sta la. Si è visto qualcosa? Perfetto. Il peggio sembrava passato, ma. No! Menna! Salvami! No! Non ci riesco! Non ce la faccio! Aiutami! After tomorrow, Charney Edition 2017 year.